Passiamo alla chiusura, e quindi ai nostri esperti sia del MIUR che dell'università. Cominciamo con Luciano Chiappetta, che è dirigente del Ministero dell'Istruzione con incarico di direttore generale del personale della scuola. Buonasera a tutti, scusate la voce un po' abbassata. L'argomento di oggi è particolarmente sensibile per un sistema di istruzione così complesso e vario come quello italiano. Vorrei partire non da lontanissimo, perché non è caso, anche visti i tempi stretti concessi, ma sottolineare come nella storia dei sistemi di istruzione, o meglio, dei sistemi di cultura e istruzione, talvolta i sistemi vanno avanti rispetto alla società e talvolta vanno indietro. È compito dei governi, è compito di coloro che reggono la cosa pubblica, si diceva una volta, lo Stato, quello che sia, la società, cercare o di seguire un sistema quando la società è indietro, o di migliorare il sistema quando la società è avanti. Proprio a Pisa, non è il caso di ricordare, Galileo e i suoi studenti erano sicuramente più avanti di quando non fosse la società dell'epoca. Oggi, nonostante tutte le motivazioni che possiamo trovare, ne abbiamo sentite tantissime e altre ne potremo sentire, ma è indubbio che il sistema di istruzione, formazione, chiamiamolo come vogliamo, naturalmente quando parlo di istruzione comprendiamo tutto, quindi anche l'università, è indietro. È indietro perché, è stato già sottolineato da molti relatori, da alcuni interventi, oggi nessuno di noi, ma non di noi italiani, di noi del mondo, andrebbe da un cardiologo in ospedale che non abbia una macchina per fare elettrocardiogramma, o un'altra macchina per fare, dico per dire, un'ecografia cardiaca. Nessuno va più da un meccanico che vede il motore a orecchio, pretende che ci abbia la diagnosi, pretende che ci abbia un sistema di rilevazione informatico che gli dica il motore che problemi ha o altro. E via di seguito. È stato già citato prima, in realtà l'informatizzazione, oserei direi il progresso scientifico e tecnologico digitale, è talmente avanzato in tutti i settori dell'essere, della vita, che guai a quei settori che non ne tengono conto. E sembra, secondo me, quasi un dibattito antico quello di porci il problema, dice digitale sì, digitale no. No, semmai il problema è un altro. Come? Perché digitale deve essere sì, altrimenti condanniamo tutti coloro che fanno parte del sistema formativo, che siamo tutti noi, che studenti, sono coloro che man mano poi diventeranno adulti, faranno professioni, eccetera, a essere fuori. Già, purtroppo alcuni dati ce lo dicono, ma il rischio è che andando avanti la questione possa peggiorare. Tutto questo chiaramente ha bisogno di due fattori. Il primo, su cui non mi soffermo, essendo stato molto acutamente già evidenziato precedentemente, quello delle infrastrutture. Dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista scientifico, è ovvio che, come non ci si sognava agli inizi del secolo scorso di poter essere un bravo perito calligrafo o un bravo calligrafista, anzi, se non si aveva il pennino giusto, l'inchiostro giusto, eccetera, oggi è inutile che parliamo di digitalizzazione e quant'altro. Se non abbiamo le strutture, purtroppo la penna di oggi è un po' più complicata di quella di un tempo. I sistemi di trasmissione non sono più i segnali di fumo, ma c'è qualcosa di molto più veloce, bisogna adeguarsi. Quindi sulle infrastrutture purtroppo sono una necessità e capisco che questa è una nota dolente perché ovviamente le infrastrutture costano, prima è stato fatto un accenno alle reti wireless, eccetera, non solo quello, le macchine, qualunque esse siano, portatili, fisse o altre, hanno dei costi, la gestione ha dei costi. E ovviamente è tutto un settore senza del quale
è inutile pensare a un'espansione, se manca, se posso, l'informatica, dico io talvolta scherzando così, parlando con personale sempre dell'ambiente di scuola, l'informatica a voce non esiste, la digitalizzazione si fa con le macchine, si fa con ciò che serve e si fa andando avanti in questo modo. Primo fattore. Secondo, la didattica è purtroppo un po' assente, nonostante le pregevoli cose sentite da dirigenti scolastici, da operatori, eccetera. Ma in realtà possiamo dire che la grande assente di oggi, il grande assente è un dibattito serio su quale sia la didattica necessaria per il futuro, per il presente e per il futuro. Noi veniamo da un'esperienza decennale, forse più che decennale, di didattica trasmissiva e io aggiungerei anche unilaterale, cioè in pratica purtroppo dalle aule dell'università alle aule delle scuole tutte per decenni ci si è cullato su una specie di assioma, cioè c'è una persona sulla cattedra, trasmette, dice col libro di testo eccetera, quindi ha poca importanza secondo quest'ottica che cosa utilizzi, e dopodiché c'è la verifica, l'interrogazione da posto, scritta, orale eccetera. E questa è una didattica che ormai purtroppo è tramontata, ma è tramontata perché il mondo contemporaneo, e non da oggi, non a caso prima si parlava di gloriosi progetti anni 80, giù di lì, il mondo oggi ha una velocità cui si può stare dietro solo con la velocità dei mezzi di comunicazione moderni. Guardate, è quasi una regola, cioè nel senso che la velocità, la globalizzazione è tutta la vita del pianeta, uno ce n'abbiamo, poi il futuro è la mano di Dio, ma tutta la vita ha subito un'accelerazione impensabile solo 30 o 40 anni fa. Risultato che gli strumenti per seguire quella velocità devono essere in possesso di ciascuno, altrimenti si rimane fuori. È come una gara sportiva, chi non riesce a seguire il passo dei primi rimane dietro. Magari pure arriva, però arriva tardi, non vince e soprattutto il posto lo prendono altri, pensiamo al campo della corsa al lavoro. Fondamentale quindi, sotto questo aspetto, una didattica moderna. La prima cosa che viene in mente deve essere interattiva. Per me vanno benissimo, e infatti sono rimasto favorevolmente impressionato dagli interventi anche di stamattina, quando si è parlato di didattica circolare, di comprensione laboratoriale. Il futuro è solo quello, cioè nel senso che ormai per l'apprendimento continuo, attenzione, che è apprendimento continuo degli alunni ma anche dei docenti, l'unico modo per poter fondare qualcosa di nuovo è una didattica interattiva circolare. E gli unici strumenti che possono venire in aiuto sono quelli di tipo digitale. Concludo perché credo che ci stiamo avvicinando pericolosamente. Tre minuti, giusto quelli che bastano. La formazione, perché è inutile parlare, sono belle parole di didattica, ma se coloro che devono esercitare l'attività didattica, cioè i docenti, non sono adeguatamente formati sia nella formazione iniziale, e qui il tasto è dolentissimo, sia nella formazione continua. Diciamo che il tasto è dolentissimo nella formazione iniziale perché, guardando tutto il nostro sistema di formazione universitario, ormai per insegnare nella scuola, tranne gli esempi dei laboratori tecnico-pratici, ma prescindiamone, occorre una laurea. In tutti i corsi di laurea esistono laboratori di informatica. Però scusate, lo dico sinceramente, un po' da vergognarsi che si facciano 2-3 CFU, ambiente universitario ci capiamo, su un percorso di 180, cioè si fa un bel laboratorio, si imparano, secondo me, niente, cioè nemmeno a livello di utilizzo generale, così, e si finisce lì. E non credo che ci si sia messa la coscienza a posto, perché quello studente prende il suo bravo percorso, cioè termina il suo percorso triennale, poi ne fa uno specialistico, magistrale, che dir si voglia, in cui fa un altro laboratorietto come quell'altro, cioè altri 2-3 CFU, alla fine, credetemi, di multimedialità, digitazione, didattica con l'utilizzo del digitale non ne sa niente. Per cui ben venga anche la polemica, libro di testo sì, no, uso digitale, però purtroppo manca la base. Cioè noi oggi dobbiamo partire, secondo me subito, a fare in modo che nella didattica di preparazione delle università, delle future leve dell'insegnamento, ci sia questo.
Poi dopo, articolo della Costituzione alla mano sulla libertà di insegnamento, il docente deciderà come e in che modo utilizzare quelle modalità. E questo è il primo problema. Il secondo, nell'altro minuto che forse avanza, formazione continua, dopo, almeno quella, non i piani faraonici di cui si parlava prima, non servono a niente o servono a poco. È fondamentale che nell'attività continua del Ministero sulla formazione degli insegnanti in servizio ci sia un aggiornamento continuo di tutti, non dei soliti pochi volenterosi o di coloro che volontariamente vogliono utilizzare quei sistemi. Perché vedete, il problema è sempre quello: noi siamo non siamo davanti a un bivio, la strada è segnata. La didattica futura deve essere accompagnata dalla digitalizzazione. L'attività della formazione dei formatori, usando questi due pessimi termini moderni, deve essere improntata a fare in modo che quando un dirigente scolastico, come uno degli ultimi tre dirigenti che mi hanno preceduto, parli di una didattica che utilizzi il digitale, si deve trovare dei docenti che sappiano di che si parla, si deve trovare dei docenti che siano in grado di utilizzare quegli strumenti, altrimenti, e chiudo, andiamo nel burnout più completo, che se il docente deve imparare dall'allievo come si utilizza uno strumento, purtroppo il sistema formativo vuol dire che non è andato bene. Grazie a Luciano Chiappetta.